era un periodo in cui ognuno faceva il suo mestiere. Il partito faceva il partito, la federazione giovanile faceva la federazione giovanile, l'Arci l'Arci, i fonici i fonici. In quel circoletto ricavato nella sezione del quartiere Pappagnocca, il partito metteva i soldi, la federazione giovanile, i giovani, l'Arci, gli spettacoli. Suonavano i cosiddetti gruppi di base, storie improbabili già dal nome, Tortolo Taxi, Cipango, Far Fronte. I Far Fronte facevano paura solo per quello. Una sera tocca ad una specie di cantautore, il fonico dell'Arci che lo accompagna è affamato e mentre attenta al panino che gli ha appena preparato anticipa le magnifiche sorti dell'uomo in questione. Io resto in cucina a cucinare, lui appena fuori dalla porta a fonicare. In sala non più di 20 persone, sul palco un tizio schivo quanto basta a far Puglia Cosetti al microfono. Lo ascolto con attenzione ma non mi dice niente, mentre il fonico affamato giura che farà una grande carriera. Sarà, ma il pubblico sparuto del giovedì sera non pare garantirgli un promettente futuro. Neanche il fonico sta lavorando a un disco in proprio, eppure del suo ne dicono un gran bene. Mi sembrano tutti fuori di testa, ma dove pensate di andare? A fare panini per due sedicenti futuri eroi della canzone italiana, ritagliando alle loro spalle di quelle speranze un po' ridicole, nel loro grossolano errore di prospettiva. Ripensando al circoletto, ma lo sfigato sul palco, e al mangiapane tradimento che stava al mixer, vedo che in quel giovedì sera sia andata poi di lusso quasi a tutti. Che il circolo chiuse assieme alla sezione per far posto a una pizzeria dal nome insolito. Andò che l'Arci Spettacoli organizza spettacoli sempre più grandi e il cantautore ha fatto davvero la sua luminosa carriera, mentre il fonico si gioca da anni con un modenese il primo posto nell'immaginario collettivo. Liga! Il partito risulta non pervenuto.